L'economia porta dei vantaggi a tutta la popolazione, però a tutta la popolazione. Allora sicuramente dipende da noi e allora sì che noi possiamo risolvere i nostri problemi, perché l'autonomia ci dà la possibilità di fare la politica per il nostro territorio. Secondo punto che ti ringrazio, tu eri sempre convinto che il plurilinguismo, la conoscenza di altre lingue, è anche un'occasione straordinaria. E tu hai detto, noi abbiamo la possibilità di imparare sul nostro territorio, nelle nostre scuole, due o tre o quattro lingue. Le occasioni ci sono, chance ce ne sono, solo che noi dobbiamo capirlo. Non dobbiamo dividerci, dobbiamo sapere che siamo tirolesi, di lingua tedesca, di lingua italiana, di lingua latina. E se questo lo capiamo, se noi sappiamo che questo è il nostro territorio, qui siamo a casa, qui dobbiamo fare qualcosa, qui dobbiamo dialogare, qui dobbiamo imparare le lingue sia qui per avere il dialogo reciproco e perciò via con queste divisioni che c'erano una volta. Se oggi abbiamo un clima di collaborazione, in parte è anche merito tuo e anche di qualche amico tuo, tu sai a chi mi riferisco. Tu hai anche capito che non possiamo essere un'isola, ma che dobbiamo collaborare anche con altri territori, non solo in Italia, ma anche fuori. Quante volte tu hai avuto gruppi che venivano dalla Germania e da altre zone d'Europa e tu hai dimostrato, tu hai parlato, tu hai spiegato il nostro modo di vivere, la nostra autonomia, la nostra realtà, che noi siamo un punto di riferimento o almeno anello di collegamento tra il nord e il sud, eccetera, per i vantaggi che noi abbiamo. Tu hai anche detto, e questo come ex sindacalista, adesso spero diciamo che me lo perdonate, che non dobbiamo risolvere i problemi litigando tra i datori di lavoro e gli operai. Noi dobbiamo collaborare, noi dobbiamo dialogare, dobbiamo naturalmente dividere anche i vantaggi e i risultati economici fra tutti. Però d'altra parte scioperi da soli non possono risolvere il problema. Perciò tu hai sempre avuto un contatto, anche tu stesso eri un imprenditore gestendo un po', diciamo, il tuo reparto qui. Tu hai capito che dobbiamo organizzare, che dobbiamo risparmiare, che dobbiamo dire che vogliamo anche premiare certi successi che possono essere.